Io ho vissuto anche all'estero parecchio, in città dove era del tutto deregolamentato e liberalizzato. Devo dire, effettivamente, le tariffe italiane sono le più alte. Ora, se loro attribuiscono il problema, io ma fermo restando la solidarietà per il danno. Però devo dire sinceramente che sono rimasto molto colpito da argomentazioni che non sono state contestate, che invece andavano contestate dal principio. Quando vengono a dire io ho pagato la licenza 180.000 euro, 200.000 euro... Bisognerebbe chiedere dove l'hai pagata, a chi l'hai pagata. Maria Teresa, perché rivolgiamo subito questa domanda. Vorrei finire proprio, però il punto è questo. La legge vieta che le licenze siano vendute tra tassisti. Sono proprietà dei comuni. Ne hanno fatto un mercatino secondario. Allora, così. Diamo la parola. Non è colpa nostra se loro se le vendono a 200.000 euro. Quali sono le loro repliche a questa affermazione? Ci sono due punti ben precisi. Innanzitutto che hanno delle tariffe, un tariffario davvero molto alto anche rispetto agli altri paesi. E poi per quanto riguarda le operazioni di acquisto delle licenze, come si è concretizzato tutto questo? Noi vogliamo dire questo signore che ha parlato, che rappresenta praticamente i consumatori, che poi consumatori siamo anche noi. È vice direttore del Sole 24 Ore. Prego, Napoletana. Certo. E noi per esempio a Napoli abbiamo dovuto comprare e fare mutui, investimenti per crearci un lavoro che lo Stato non ci ha dato. Quindi, 20.000 euro di tasse. Quindi questo. Sì, e poi domanda, noi abbiamo una realtà che siamo 800 licenze in esubero adesso. Sentiamo la domanda. Allora, da la studio. Licenza, allora, lei da chi, proprio come la persona fisica, da chi l'ha acquistata? Fuori strada. È stata una ceditura. Ecco, no, lei sa. Prego, Renato. Allora, scusate, la ceditura, cerchiamo di tradurre. Prego, ci può spiegare ulteriormente per capire come stanno le cose? No, non dobbiamo andare fuori tema. Qui c'è un passaggio molto importante. Per quanto riguarda la città di Roma, le tariffe sono ferme a 6 anni fa. Noi abbiamo una tariffa imposta di 40 euro per portare gli utenti all'aeroporto all'interno delle mura aureliane e 30 euro per andare all'aeroporto di Ciampino. Questo... Se poi sorgono problemi e quant'altro, questo è chiaro. Quindi uno non deve pontificare su un argomento che non conosce. Perché allora, noi io lo conosco bene, guardi, molto di bene. 6 anni fa. No, mi sembra molto chiaro e guardate, io veramente non voglio, anzi voglio sottolineare il lavoro faticoso e anche pericoloso, come ho sottolineato più volte nel corso della notte, del vostro mestiere. Però qui in studio, e quindi chiedo a voi proprio che siete addetti ai lavori, chiedevano chiarimenti sull'acquisto delle licenze. Cioè come avviene concretamente, anche per spiegare a casa in modo da togliere dubbi o comunque ombre. C'è qualcuno di voi che ci può spiegare in tutto questo? Allora intanto vi rigiro ancora la domanda in modo che possano pensare alla risposta che meglio sento. Nel frattempo voglio dare la parola a Morandi su questo. Sì, sarebbe interessante capire cos'è la ceditura, insomma, perché e poi quando abbiamo chiesto... Che dice no, questo è un affare nostro, non se ne può parlare, no? O ne parliamo o non ne parliamo. Parliamo proprio della licenza in particolare. Salve, intanto vorrei fare una piccola distinzione sul discorso delle ceditture. In realtà il termine è cessione, ma non vedo il motivo. L'importante è che si capisce che il tassista che lavorava precedentemente con la licenza ha ceduto a un nuovo collega il titolo. Quindi è tra privati. E certamente tra privati. Allora adesso le faccio una domanda. È vietato. Ma venderle. E tutto questo è legale? Perché Platerotti ci dice che è vietato. Ci dica lei, è legale questa operazione? Dovrebbero essere donate, dice la legge. Una alla volta, adesso prego. vorrei fare una domanda prego. Proprio al direttore del Sole 24 Ore. Sì. Nel caso in cui sua figlia e lei volesse aprire un negozio, l'avviamento commerciale che a Roma è previsto e in tutte le città d'Italia per le attività commerciali, allora vi faccio una domanda, è vietato anche l'avviamento commerciale, quello che a Roma si chiama la buona uscita, la buona entrata, esatto. Anche questo è vietato, mi sembra che lo Stato su questo percepisce comunque degli importi, le ritenute su ogni transazione, ogni taxi quando viene ceduto c'è un importo che va tra i 20 e i 25 mila euro che lo Stato trattiene. Quindi mi risponda adesso. Io rispondo senza problemi. Platerotti, uno alla volta. Ma lei sta portando facciamo servizio e cerchiamo di capire e di spiegare bene come stanno le cose. Allora, le ha fatto una domanda e un'osservazione molto precisa. Platerotti, a lei la possibilità di replica. Che non c'entra nulla con quello che sto dicendo. La legge dice che la licenza è di proprietà del comune. Il comune fa dei concorsi e assegna le licenze, non le vende.
poi bisogna fare un esame di abilitazione, loro lo sanno molto bene, no? Quindi non è una questione del... Dopodiché, la legge dice, tre casi può essere ceduta una licenza, o donata, e voi non donare non l'ho nemmeno sentito nominare. Pensione, infortunio invalidante, 5 anni di servizio continuativo. C'è un mercato delle licenze che voi conoscete benissimo, che avviene fra di voi, perché ve le vendete fra di voi, in deroga totalmente a questi tre requisiti, e in cui il valore viene fissato dal venditore. Per cui se ve le siete tirati da su da soli il prezzo per queste licenze, adesso mi vengono a parlare, c'è un danno patrimoniale che so perché io ho pagato 200.000 euro. Sì, ma l'hai pagato un tuo collega che ha voluto fare così la sua liquidazione in deroga al meccanismo che era stato costruito dai comuni e dalla legge per accedere alla professione di tassista. Io non posso tutelare un valore che, adesso voglio dire, bisogna andargli incontro perché sono danni alle famiglie, hanno figli come tutti quanti, per cui secondo me bisogna trovare una soluzione che li indennizzi in qualche modo, ma non mi si parli del danno che ho perso 200.000 euro perché questi 200.000 euro sono finiti a un altro tassista, non sono andati allo Stato, punto. Allora, noi lavoriamo in piazza, non siamo sovvenzionati da nessuno, ci paghiamo tutto da noi, una riparazione di una vettura viene a costare 80 euro all'ora e noi lavoriamo sì e no a 30. Ma 30 non vuol dire che tutte 8, 10 ore come a Milano noi facciamo 10 ore, non vuol dire che sono 10 ore di profitto, sono 10 ore di lavoro, molto spesso con i costi di gestione, INPS, INAM, riparazione della vettura, rata della vettura, assicurazione che noi paghiamo il doppio rispetto al privato perché possiamo portare terzi trasportati che valgono miliardi e quindi dobbiamo essere assicurati. Tutto questo è a spese nostre e noi non chiediamo niente. Le domando, ma i cittadini qualche ragione ce l'hanno nel protestare a volte sul servizio dei taxi rispetto ai pochi taxi, rispetto alle tariffe troppo alte rispetto ad altre capitali europee o città europee? È tutto un mito. È tutto un mito, è tutto fasullo. Nelle città dove c'è stata la liberalizzazione, il taxi costa 3 volte quello di Milano. Lei va da Zurigo e veda quanto... Non parlo con persone che dico, io ho viaggiato all'estero e all'estero sono meno cari. Non è vero. Sono tabelle, le potete tranquillamente vedere sul repubblica.it, dove ci sono le tabelle di tutta Europa. E chi ha viaggiato veramente, queste tabelle le sa. Non mi permetto di contestare le cifre perché credo che chi è a casa, se ha visto il sito di Repubblica, sa che a Berlino un taxi costa un terzo che a Milano. Comunque, al di là di questo, la cosa che io trovo abbastanza indegna di quello che sta succedendo in questi giorni è che ogni categoria si senta in diritto di bloccare il paese per difendere i suoi interessi. Quello che sta succedendo in Sicilia è una cosa che da siciliano mi umilia profondamente. Ma dopo ci andiamo, dopo ci andiamo sul movimento dei forconi perché lo raccontiamo con un servizio. Dunque, vorrei rispondere al signore dietro. Bruxelles, Berlino, sono tutte più care di Milano. A parità di chilometri, 7 chilometri, Berlino costa 16,23, Milano 12... La fonte qual è? No, però qui c'è una... Repubblica, signore, non lo sto dicendo io. Repubblica non è che ci ama tanto, però se le tariffe cosa sono espresse fare? Così... Cosa devi fare? Ti stai aggrappando alla signora? Allora... Dategli un microfono. No, sui tassisti una cosa al volo, ma ne sa che nessuno di noi crede che voi guadagnate 1000 euro al mese? Perché quello che sento dire, quello che sento dire, l'ho sentito dire anche dal vostro capo, il signor Bittarelli, se non sbaglio, è che il suo guadagno è di 1200 euro al mese. Io, francamente, a questa balla non crederò mai. Allora, ci sono due aspetti che sono fondamentali. Una cosa è l'incasso e una cosa è il guadagno. No, non faccio allora, sofismi. No, no. Senta, no. Lei... Stiamo parlando ora, di tasse. Non andiamo io a fare una battaglia da due. Allora, se lei, senza cosa devo, se lei ha pagato la sua licenza certo 200.000 euro per avere 1000 euro di guadagno al mese, è una follia, perché se lei investiva in bot, in BTP, guadagnava di più, se ne stava a casa a guardare la televisione... Allora. L'argomentazione della licenza è un'argomentazione sbagliata nel merito e nella sostanza. Per quale motivo? Sarebbe come se io mi vendessi la tessera dell'ordine dei giornalisti contando sul fatto che tanto me l'ha data l'ordine gratis. Aspettate, fammi finire. Per quale motivo? Perché la concessione di una licenza di taxi avviene attraverso un concorso. Questo concorso ha dei criteri di abilitazione e viene fissato dai comuni. La licenza viene data, non venduta al tassista. Però i tassisti si sono inventati, fatemi finire. No, su quella vendita, se si vendeva a 100.000 euro, lo Stato pigliava le tasse,
sia dal compratore che dal venditore. Teresa, fammi finire un attimo. Si è inventato un mercato parallelo delle licenze di taxi che non è riconosciuto da nessuna legge. È, diciamo, illegale, ma accettato purtroppo. Che cosa è successo? La legge stabilisce, questa è la legge, io parlo della legge. La legge dice che c'è un concorso che viene fatto dai comuni, i comuni decidono quante licenze, dà una licenza a un tassista, il tassista può cederla barra donarla, non venderla, perché non si parla di vendita, solo in certe condizioni, morte. E che tra l'altro c'è l'ereditarietà della licenza che verrebbe trasferita ai parenti. Se non si mettono d'accordo possono cederla previa accettazione del comune. Secondo punto, 5 anni di servizio continuativo, incidente invalidante. Queste sono le condizioni per cui una licenza può essere ceduta, o 5 anni di servizio continuativo. Si è creato, e basta andare su internet, un mercato secondario, chiamiamolo così, delle licenze di taxi, arbitrariamente fissato dai tassisti, perché l'hanno fissato loro il valore, e per vendersela fra di loro. La licenza può essere aumentata solo se muore un tassista, muoiono più tassisti, e quindi il comune decide di reintegrare le licenze. Se qui ogni professione che ha un ordine o ha un accesso al lavoro regolamentato comincia a vendersi le licenze, Sandro, tra di loro, dove vivi? Per creare del valore. Ma in che paese vivi? Cioè, lo sai che qualunque negozio quasi vende il proprio, le mura, le licenze, lo sai che un bar, ma quanto vale la licenza di un bar, cioè lo sai che cos'è la licenza di un edicolante, Teresa, per esempio, finire. Se la sono presa con gli edicolanti, gente fammi si sveglia finire, alle 4 del mattino, cominciassero dal gas, dai trasporti e dalle autostrade, poi ne parliamo. Sì, ma io non ti ho detto che non bisogna cominciare dal gas e dai trasporti, voi mi avete chiesto che pensi delle licenze, e io ti rispondo, finisco. Ma lo sai che anche tutti vendono queste licenze? Però se mi fate finire, anche la questione dell'avviamento vale per un esercizio commerciale, poiché si basa su un valore determinato sul giro d'affari e sul numero della clientela. Tu mi dici un tassì che viene chiamato dal 35-70, come può fissare il valore dell'avviamento? Secondo punto, non c'è un avviamento perché non c'è una clientela fissa, dipende da chi chiama. Allora non c'è un valore di avviamento. Il radiotaxi è il valore di avviamento. Aspetta, fammi finire. No, ultimo punto, loro sostengono che c'è una, questa è una categoria che guadagna poche lire, pochi euro, che non sono evasori fiscali, ma lo devono spiegarmi perché si oppongono allo scontrino fiscale. Lo scontrino fiscale sarebbe... Noi abbiamo pubblicato oggi una tabella che dice che il reddito medio dichiarato dai tassisti è 16.000 euro. 16.000 euro, se prendiamo allora, secondo la tua teoria, l'avviamento, 150.000 euro, il valore della licenza, mi dovrebbe corrispondere a 10 anni di giro d'affari. Ma quale licenza viene, quale avviamento mai vale 10 anni di giro d'affari? Cioè, che c'è gente che paga il mutuo su 15 o su 20 anni? Ti è noto questo? L'hai preso un taxi? C'è qualcosa che non funziona. Sì, ma non potete parlarmi di avviamento su un esercizio commerciale ha delle mura, delle pareti fisiche ed è lì. I clienti li vedi, il giro d'affari è documentato. Su un tassi non lo posso fare. Io posso accettare che il tassista, e lo capisco pure, abbia fissato un valore alla sua licenza in modo da creare una sorta di buona uscita. Questo posso dire, una sorta di buona uscita, ma non posso accettarla poiché è in deroga della legge. Si è creato un valore in un'economia parallela. Allora lo Stato non doveva prendere quella, soldi aspettate, su quel valore. È quella che ci porta poi a dire che in Italia esiste un'economia sommersa che è seconda solo alla Grecia. Allora che cosa vogliamo? Io li capisco e ripeto, io non ce l'ho col tassista, ma per carità, però non posso basare la discussione su considerazioni che sono completamente al di fuori di quello che ma perché non economica. Provi a ribaltare la domanda? No. Scusa, questo è importante ed è brevissimo. Si deve partire dall'esigenza del consumatore, non da un'ideologia. Cioè, liberalizzare le licenze migliorerà il servizio? Io non ne sono convinto, se tu me lo dimostri bene. Rendere vendibili i giornali nelle profumerie aumenta il servizio per chi va in edicola? Secondo me no. E quindi io posso dire, dove se un servizio regolamentato, guarda, sinceramente, non si può liberalizzare. Allora, io ho avuto senso, la fortuna in questo senso anche di vivere all'estero, per cui non ho visto in altri paesi come funziona. Io sinceramente il poter uscire se mio figlio non sta bene, o mia moglie o io, e andare in supermercato e potermi comprare quantomeno un'aspirina, questo per me è un progresso, è civiltà. E allora, far girare l'orologio dell'economia intorno all'orologio della vita. Per cui non è possibile che noi chiudiamo i negozi alle 7, non posso nemmeno tenere aperto un alimentari, perché altrimenti mi scattano i sindacati. Ma insomma, ma in quale mondo viviamo?